noi avevamo già deciso per il 1º maggio, prima del corona, e quindi ci siamo attenuti a questa data, forse anche a maggior ragione, insomma, non vedevamo perché rinviarla. Ci siamo resi conto che l'album aveva come tema principale le relazioni, che poi il tema principale di tutte le nostre esistenze. È stato provato anche scientificamente che il benessere delle nostre vite dipende per la maggior parte dalle relazioni e quindi dalla qualità delle nostre relazioni. L'album parla di amore o di mancanza di amore principalmente. Le relazioni sono tra l'altro esistenti in qualsiasi ambito biologico per la relazione tra gli organismi o anche per quello che riguarda la fisica moderna, che ha provato anche relazioni tra particelle. Viviamo quindi tutti in una armonia di relazioni e non possiamo tirarci indietro dal farne parte. Beh, credo che sia un cerchio, nel senso che si parte dalla ritmica e dalla realtà, si va poi a salire verso l'amore e la follia, che fanno parte dello stesso scenario, e si ritorna nella realtà con la melodia, contaminati da quel passaggio sulla sfera irrazionale. Beh, le coordinate sarebbero impossibili da definire perché nel momento in cui diamo una coordinata ad una realtà interiore, essa è già vecchia, perché sono realtà che si muovono di continuo, appunto non rispettano le leggi dello spazio e del tempo. Abbiamo prodotto prima, Nicolò ha prodotto prima la musica. Io criticavo la musica, lui criticava i testi, siamo andati avanti così. Quello che sopravviveva a questa guerra artistica poi era la traccia di un comune entusiasmo portato avanti. Abbiamo lavorato nella pratica poi tecnicamente con le coproduzioni di Federico Nardelli, prima battuta a Roma, e io Antonio Rossi a Milano, che salutiamo. Gli aforismi sono sempre limitanti perché c'è un punto alla fine, quindi estrapolare una frase da un contesto è pericoloso. Non saprei come definire tutto con una sola frase. Di sicuro potrei dire una cosa semplice. Sono sicuro che non andrà come ti puoi aspettare. Questo diciamo che è sempre vero. Le influenze sono diverse dalla French Touch dei Justice, Kavinsky, al cantautorato italiano, ma le influenze vanno prese e poi buttate, perché c'è sempre bisogno poi di creare una propria influenza, diciamo. E dunque, che diamine è stato introdotto dall'ultimo singolo Via del Macello, che ha ufficialmente fatto da apripista del disco. Come mai questa scelta? Perché è un brano divertente, perché è un brano dai suoni interessanti, e sia noi che Sony che Macista Dischi eravamo tutti d'accordo sul portare questo. Probabilmente su una pellicola ambientata in un 800 del futuro, me lo immagino così. Sicuramente il cinema è tra le nostre aspirazioni. Il lavoro di Brancato sul videoclip è stato veramente un ottimo lavoro e quindi lo ringraziamo ancora per quello che ha fatto per noi. Ora, ultima domanda: Diamine è e che cosa vorrebbe diventare? Diamine è un vecchio con i baffi colorati che gira per Trastevere. E fino alle 7, molto saggio, dopo le 7 è un folle. Così lo immaginiamo noi. Cosa vorrebbe diventare? Penso se stesso.
per noi un'immaginazione artistica, una visione, un personaggio che crediamo di contenere in qualche modo. Ciao, grazie per le domande, Paola.